Buonasera, bentrovati a TG Versilia News. In apertura parliamo di concessioni demaniali marittime e della riforma che è stata annunciata questa mattina a Carrara nel corso di Balnearia con imprenditori provenienti da tutta la Versilia e da tutta la Toscana che hanno incontrato il ministro per gli affari regionali Costa. Sono state anticipate le linee guida di quella che sarà una legge che cercherà di mettere ordine per quanto riguarda le concessioni balneari. Sentiamo che cosa è emerso nel servizio con l'intervista al ministro Costa. Sarà istituito a breve un tavolo di lavoro tra Stato e Regioni per arrivare ad una riforma delle concessioni balneari, forse entro la fine del 2016. È quanto promesso dal ministro per gli affari regionali Enrico Costa, intervenuto a Balnearia, la convention annuale dei balneari in programma a Carrara Fiere. Di fronte ad un migliaio di imprenditori da tutta Italia, sindaci e rappresentanti di categoria versiliesi e di fronte ai presidenti nazionali di FIBA, SIB e ASSO Balneari, il ministro, nominato appena un mese fa, ha tracciato la roadmap del governo Renzi per venire fuori dall'incubo aste dopo la bocciatura delle proroghe italiane filtrata da Bruxelles. Ci saranno dei tavoli con le regioni per cercare di individuare una posizione forte, comune e definitiva. Io ho evidenziato alcuni principi che ritengo fondamentali, ritengo essenziali, che vengano garantiti: la certezza del diritto, la parità di trattamento, anche parità di trattamento tra paesi europei, e anche il riconoscimento di quelli che sono stati gli sforzi fatti fino ad oggi, il riconoscimento dell'affidamento legittimo di cui sono stati portatori tanti operatori. È fondamentale garantire il rispetto per le storie di tante persone. Per adesso nessuna anticipazione sui contenuti della riforma. I balneari accettano anche un decreto legge, purché il riordino delle concessioni avvenga il prima possibile, entro fine anno. Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, intervenuto via Skype, ha annunciato per la prossima settimana un ordine del giorno in Parlamento che impegni il governo a trattare con Bruxelles per una deroga alla direttiva. Io credo che l'intervento del governo deve essere un intervento organico sulla materia del demanio. Bisogna andare a semplificare tutta la materia, dobbiamo sciogliere questi nodi che sono quelli legati a qual è, diciamo, il rapporto degli attuali concessionari con il progetto futuro. La Giunta regionale toscana e il governo devono battersi a difesa dei balneari italiani e ottenere da Bruxelles una deroga alla Bolkestein che, se applicata, metterebbe in ginocchio un settore che solo in Toscana dà lavoro a oltre 10.000 persone. Così affermano in una nota congiunta il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, e il sindaco di Pietrasanta, Massimo Mallegni, Forza Italia, presente, come avete visto, alla mattinata con il ministro. Stiamo studiando come Forza Italia, si legge ancora nella nota, la presentazione di una proposta di legge regionale a tutela del turismo balneare, visto l'immobilismo del governo. Parole del sindaco Mallegni. E adesso veniamo alla cronaca. È stata chiesta la perizia psichiatrica per Nicola Guidotti. Ricorderete il delitto avvenuto a Viareggio in Darsena la scorsa estate. Si è aperto infatti in giornata al Tribunale di Lucca il processo. Sentiamo nei dettagli che cosa è emerso. Si è aperto nella mattinata al Tribunale di Lucca il processo di fronte al giudice per l'udienza preliminare Silvia Mugnaini, che vedeva sul banco degli imputati con l'accusa di omicidio volontario Nicola Guidotti, 59 anni, di Viareggio, che il 20 giugno scorso ha ucciso di fronte al suo ristorante mezzo marinaio con 4 colpi di pistola il fratello Mario, 51 anni, dopo un litigio che non era il primo fra loro. È stata accolta la richiesta di rito abbreviato da parte dei legali Riccardo Carloni e Massimo Landi e nello stesso tempo è stata chiesta e confermata una perizia psichiatrica con la nomina di 2 periti, il professor Marco Marchetti dell'Università di Napoli e lo psicologo Giuseppe Sciaudone dell'Università di Roma. Dopo una perizia che è stata già effettuata, che dovrà stabilire a questo punto se l'imputato, quando ha sparato al fratello, era capace di intendere e di volere. Non ci sarebbe stata comunque premeditazione, ma un raptus sarebbe stato il motivo scatenante del gesto che ha indotto Nicola Guidotti ad impugnare la pistola e sparare i 4 colpi contro il fratello, freddandolo a terra sull'asfalto di fronte al ristorante in Darsena a Viareggio.
Scoperto e arrestato dalla polizia stradale di Lucca un trafficante di droga sull'autostrada 12 a Casello Versilia nei pressi di Forte dei Marmi, faceva la spola insieme ad altri complici con la Versilia per portare il quantitativo sulla Riviera. Le loro auto, una vecchia Volkswagen e un Peugeot, sono state avvistate da più equipaggi della polstrada della sottosezione di Viareggio. Sulle auto 6 marocchini in tutto, che per confondere le idee ai poliziotti hanno fornito false generalità. Non sapevano ovviamente che stavano indagando da tempo sul caso gli agenti della polizia stradale, e doveva scontare 7 mesi di carcere a causa di una precedente condanna per spaccio di stupefacenti uno dei individui che è stato trovato all'interno nell'auto. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati alcuni ovuli di cocaina. Evasione fiscale a Viareggio. La Guardia di Finanza ha scoperto 20 imprese, sono scattate 12 denunce. Sentiamo i particolari di questa operazione nel servizio. Avevano dimenticato di presentare le dichiarazioni fiscali sui ricavi conseguiti con le loro attività. Sono finiti nel mirino della Guardia di Finanza di Viareggio 20 imprese e amministratori di società completamente sconosciuti al fisco. Al termine dei controlli, ai trasgressori sono stati notificati verbali di constatazione con le violazioni fiscali commesse in relazione ai ricavi occultati al fisco, risultati pari a 11 milioni di euro, cui va aggiunta una corrispondente IVA evasa per quasi 1 milione. L'indagine è partita quando i finanzieri hanno individuato un imprenditore viareggino di origine campane che gestiva diverse attività economiche approfittando della compiacente collaborazione di prestanome. Per sfuggire al fisco trasferiva da un luogo a un altro la propria residenza anagrafica e la sede della propria azienda, riuscendo così ad evadere milioni di euro. Non solo. Gli stessi prestanome, in rapporto d'affari con l'imprenditore, a loro volta esercitavano la propria attività aziendale in completa evasione delle imposte. Gli accertamenti patrimoniali e la ricostruzione dei flussi finanziari ha svelato che diversi conti correnti erano intestati solo formalmente ai prestanome, ma in realtà riconducibili all'imprenditore viareggino. L'operazione ha condotto inoltre al sequestro di un distributore di carburanti sprovvisto di autorizzazione e a oltre 1.000 litri di gasolio. Adesso sarà l'Agenzia delle Entrate, cui i verbali verranno trasmessi, a completare l'attività intrapresa dalla Guardia di Finanza di Viareggio attraverso l'azione di accertamento e riscossione delle relative imposte evase. A Massarosa cala la tassa sui rifiuti, complice la riduzione delle spese, ma anche i comportamenti virtuosi degli stessi cittadini massarosesi. Sentiamo i particolari. Anche per il 2016, grazie alle riduzioni delle spese generali contenute nel contratto ERSU e ai comportamenti virtuosi dei cittadini del comune di Massarosa mediante la raccolta differenziata, diminuiranno ancora le aliquote Tari. Per il secondo anno consecutivo l'amministrazione Mungai riduce l'impatto della tassa rifiuti sui cittadini massarosesi per un importo complessivo di 313.000 euro. In 2 anni quindi la Tari a Massarosa, dopo la diminuzione avvenuta nel 2015 di 480.000 euro, si sarà ridotta complessivamente di 793.000 euro. Questo risultato, commenta il sindaco, è il frutto di anni di lavoro sia come comune singolarmente che come soci ERSU ed investimenti societari come l'impianto di lavorazione della raccolta differenziata, che oggi consentono di liberare economie e di mettere a disposizione risorse a favore dell'estensione dei servizi, come è stato fatto con il recente ampliamento del porta a porta. L'essere riusciti a portare l'azienda ad avere i conti in ordine anche rispetto alla mole dei vecchi contenziosi giudiziari ha portato la stessa ad avere un bilancio solido, e ciò ha consentito di poter effettuare scelte che inevitabilmente si ripercuotono positivamente sui costi. Da non dimenticare due aspetti fondamentali, sottolinea ancora Mungai: la riduzione delle spese generali, che sono passate dal 15% all'11%, e la razionalizzazione dei costi orari di personale e mezzi. Questi fattori, unitamente ai comportamenti virtuosi dei cittadini, che mediante la corretta gestione dei rifiuti possono generare benefici economici, hanno determinato questo importantissimo risultato che si rispecchia nella ridefinizione al ribasso della tariffa Tari. Un minor costo della Tari dunque si ripercuoterà positivamente su cittadini e imprenditori del comune di Massarosa in termini di ribasso delle tariffe per l'anno 2016, che saranno ancora più evidenti per coloro che hanno aderito al patto per l'ambiente o al progetto di cittadinanza attiva. Ora le nuove tariffe saranno portate all'attenzione del mondo sindacale per essere poi approvate definitivamente dal Consiglio Comunale già nella prossima seduta.
E restiamo a Massarosa. Un assegno da 1000 euro per il progetto Aiutiamolo a rendersi indipendente grazie ai Lions Club. La consegna è venuta sabato scorso in una suggestiva cerimonia presso la sede dell'Associazione Ciechi di Lucca. Il progetto prevede dei percorsi di autonomia per le persone non vedenti con la finalità di aiutarli a rendersi indipendenti nella vita di ogni giorno e potrà così svolgersi anche grazie alla somma raccolta dal Club Lions di Massarosa. Il tutto grazie all'evento Sapori e profumi dell'antica Roma, come spiega il presidente dei Lions di Massarosa, Luca Donati, una serata organizzata dal club alla Brilla che è riuscita appunto a raccogliere fondi proprio per questa iniziativa. Si avvicina il primo anniversario in Versilia della fortunale del 5 marzo, la notte della tempesta di vento che provocò danni per milioni di euro in tutto il territorio e decine di migliaia di alberi andati perduti. Sono tante le iniziative messe in campo per sabato 5 marzo, sia a Forte dei Marmi che a Pietrasanta. Sentiamo. Un anno dopo, la Versilia non vuole dimenticare la furia, l'impotenza di fronte alla forza devastante della natura, il terrore ma anche il coraggio, la reazione e la solidarietà per tutta una comunità che ha saputo rialzarsi e ripartire. Sono tante le iniziative per ricordare il drammatico evento del 5 marzo 2015, quando la potenza del vento si abbatté sulla costa, su ogni cosa, infliggendo un colpo durissimo anche al secolare patrimonio arboreo. Centinaia gli edifici colpiti, oltre 15.000 le piante abbattute o danneggiate solo a Pietrasanta e diversi milioni di euro di danni per il bilancio finale. Tutto è concentrato nella giornata di sabato 5 marzo, un cippo commemorativo realizzato dai giovani artigiani Daniele Bazzichi e Matteo Castagnini sarà installato all'esterno del parco giochi di Fiumetto in piazza Versilia, andato distrutto quella notte. L'inaugurazione è in programma alle 13 di sabato. L'amministrazione comunale di Pietrasanta commemora l'evento del 5 marzo con una serie di iniziative. Ci sarà un annullo filatelico presso il chiostro del Sant'Agostino, sempre presso il chiostro ci sarà una mostra fotografica e la realizzazione di alcuni disegni delle scuole primarie di Pietrasanta e a seguire un encomio ai Vigili del Fuoco, una sorta di ringraziamento e un'inaugurazione del cippo commemorativo dell'evento presso il Parco Versilia. Il comune di Forte dei Marmi conferirà la cittadinanza onoraria al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. La cerimonia è in programma sabato in piazza Garibaldi alle 10, in occasione delle celebrazioni per ricordare la tempesta di vento. La città di Camaiore piange la scomparsa di Alfredo Matteucci, imprenditore edile di grande successo negli anni del boom economico, personaggio che per 50 anni ha caratterizzato con slancio la vita economica, imprenditoriale, culturale e sportiva del territorio camaiorese. Alfredo, conosciutissimo in tutta la Versilia, aveva 85 anni e lascia nel più totale sconforto le due figlie, Samantha e Cinzia. I funerali saranno celebrati mercoledì alle 15 nella chiesa della Badia. Alla famiglia Matteucci vanno le condoglianze da parte della redazione di Rete Versilia. Parliamo di lavori pubblici, adesso andiamo in centro a Viareggio, dove in queste ore sono partiti i lavori in via San Francesco. Il servizio. Iniziati questa mattina gli annunciati lavori di asfaltatura in via San Francesco tra la via del Prete e via Cesare Battisti nel centro viareggino. Con questi interventi in una delle strade più trafficate della città si provvederà a ripristinare il manto stradale dove l'usura e le radici dei pini hanno creato pericolosi avvallamenti. Un intervento della durata di poco più di 2 settimane, salvo pioggia, su una superficie totale di oltre 2700 metri quadrati e un costo stimato di circa 90.000 euro, compresi l'abbassamento del manto stradale, il trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta. Per consentire l'esecuzione dei lavori è stata chiusa via San Francesco e istituito il divieto di sosta su ambo i lati, nei tratti lungo i quali verrà a mano effettuata l'asfaltatura, dalle 7.30 alle 17.30 dal 1 al 18 marzo prossimo. Nelle giornate di sabato, domenica e festivi la via sarà comunque aperta al traffico, mentre i divieti di sosta manterranno la propria efficacia. Altro discorso invece per autocarri e autobus, che non potranno transitarvi per l'intera durata dei lavori. Trattandosi di un impegno prolungato nel tempo, spiega il presidente di Mover, Eugenio Vassalle, per ridurre al minimo i disagi è stato deciso di non chiudere al traffico l'intero tratto di strada, ma i divieti si sposteranno con l'avanzare dei lavori. Ovviamente verrà apposta la segnaletica necessaria, ma servirà un minimo di attenzione, soprattutto da parte dei residenti, per non incorrere in sanzioni.
Il cantiere di via San Francesco è il quarto grosso lavoro sulle strade cittadine. Il primo fu nel quartiere Marco Polo, poi in via Coppino, in via della Foce e ora in via San Francesco. A questi, commenta il sindaco del Ghingaro, vanno ad aggiungersi le decine di piccoli ma importanti interventi, dalle potature degli oleandri a quelle delle alberature, al taglio dell'erba sulle aiole o lungo i marciapiedi, al rifacimento della segnaletica stradale. La bella stagione è alle porte, conclude il primo cittadino, e Viareggio si prepara a dare il benvenuto ai turisti con tutti gli accorgimenti del caso. E parliamo adesso di carnevale. Matteo Salvini sarà al corso di chiusura del carnevale di Viareggio. Manca solo l'ufficialità da parte della fondazione, ma il leader della Lega Nord, secondo quanto si apprende in queste ore, tornerà a Viareggio dopo le visite, prima e dopo le elezioni di maggio e di giugno scorso, per assistere al corso mascherato di sabato 5 marzo con inizio alle 18. Al segretario De Carroccio sono dedicate, come ricorderete, numerose mascherate di gruppo e maschere isolate e soprattutto il di prima categoria di Le Big Roger, porca mediocrità. Non si escludono però a questo punto anche delle contestazioni per Matteo Salvini. Canzonissima di Carnevale, adesso le prime 5 finaliste dalla serata di lunedì 29 passano in finale le 4 canzoni designate dalla giuria tecnica più una promossa grazie al voto popolare. Salta, Polvere di Sole, Canta, Canzoni e Maschere e il Cia 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 dei Coltellacci. Questa è la rosa delle prime 5 finaliste di Canzonissima, il concorso di brani carnevaleschi ideato da Alessandro Santini, Renzo Pieraccini e Antonella Ciardiello in scena in queste settimane al Gran Caffè Margherita e proprio di fronte alle nostre telecamere di Rete Versilia News e Noi TV, le 10 esibizioni in programma nella prima semifinale hanno decretato la rosa appunto delle finaliste. La prossima puntata su Rete Versilia News della Canzonissima di Carnevale andrà in onda, come sapete, venerdì in prima serata alle 21.15, poi un'altra puntata sulla serata del martedì che andrà in onda invece sabato sera sempre su Rete Versilia News. E ancora il carnevale. A Pietrasanta ormai tutto è pronto per il gran finale dopo il rinvio dovuto alla pioggia di domenica scorsa. Premiazioni e ultima giornata di coriandoli sono previsti per il pomeriggio di domenica 6 marzo. Sentiamo allora alcune anticipazioni dall'assessore alle tradizioni popolari del comune di Pietrasanta, Laura Santini, nell'intervista. Appuntamento il 6 marzo alle 3 come sempre, alle 6 se tutto fila per il verso giusto con la proclamazione del vincitore. Il finale col botto sarà il 6 di marzo, abbiamo preso una decisione, io penso la più saggia è stata, perché alle 5 qui è venuto il finimondo e avrebbe trovato la gente e i carri l'avrebbe preso in pieno. Perciò siamo ancora più soddisfatti per questa idea che abbiamo avuto di spostare la finale al 6 marzo, anche per le premiazioni, perché le premiazioni diverse farlo in comune con pochi intimi, magari solamente qualcuno della contrada, è diverso farlo magari dopo il corso con la gente che applaude o magari anche brontola per i verdetti. Lo sport, il calcio, questa sera in primo piano il campionato di eccellenza che vede protagoniste tutte le versiliesi con uno scontro al vertice che si è consumato nell'ultima giornata e che sta appassionando tutti i tifosi versiliesi e non solo. Sentiamo. Un campionato così equilibrato davvero se lo ricordavano in pochi, ancora più incerto di quello dello scorso anno, perché a questo punto della stagione era chiaro che la vittoria finale sarebbe stata cosa tra Viareggio e Ghibiborgo. Stiamo parlando del torneo di eccellenza che dopo la nona giornata di ritorno si è confermato incertissimo. Il big match tra Pietrasanta e Camaiore si è concluso con la vittoria dei ragazzi di Della Bona 1-0 al termine di una partita tesa ed equilibrata. I rossoblù hanno saputo stringere i denti dopo l'espulsione nel primo tempo di Sireno e portare a casa 3 punti pesantissimi che li proiettano al primo posto insieme a Realforte Querceta, Corzaro Allammari al termine di 90 minuti tutt'altro che facili. Ma nonostante il KO, il Pietrasanta rimane a 2 soli punti, così come in lotta ci sono sempre Quaiopelli e l'Arcianese. 5 squadre raccolte in 6 punti, con 6 giornate ancora da giocare e molti scontri diretti, tutto può succedere.
della sfida ormai non è più il Seravezza, che con il pesante e inaspettato KO casalingo con l'Urbino Taccola dice addio alla lotta per il primo posto, ma non per i play-off. Cambiano due delle 32 squadre al via della 68esima edizione della Viareggio Cup, in programma dal 14 al 30 marzo prossimo. Nel girone C, al posto dei belgi del Bruges, subentra l'Ascoli. Il raggruppamento è composto da Milan, Cagliari e Uiana. Variazione anche nel girone 4, dove il Perugia sostituisce i nigeriani dell'Hertz. Nella prima fase del torneo gli umbri se la vedranno con Empoli, Pumas e Sassuolo. Ci fermiamo per una pausa, l'informazione prosegue, rimanete con noi.